Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni. Torniamo con voi dopo una settimana di pausa per la concomitanza della partita Frosinone-Pescara. Saremo tra poco con i nostri cuccioli, anche con un giocatore della prima squadra. C'è una novità, quella che purtroppo non è con noi, il coach Marco Sansovini, perché come sapete è entrato a far parte dello staff della prima squadra con l'arrivo del nostro allenatore, del nostro nuovo allenatore, e noi facciamo a Marco i nostri più sinceri in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Salutiamo il nostro ospite qui in studio, che è Mauro Bassi, delegato alle attività giovanili della FIGC. Buonasera. Buonasera a lei. Benvenuto, neo eletto, quindi è una figura strategica per il calcio giovanile abruzzese, che ha iniziato da poco a lavorare e ha tante cose da dirci. Adesso salutiamo invece i ragazzi da casa, che sono i primi calci 2013-2014. Ciao ragazzi! Ciao, eccoli qui, li vediamo che ci saluta, sono deliziosi. Ciao, sono... ciao a tutti, ciao. Belli, sorridenti, bellissimi ragazzi, insieme al mister Attilio Ridolfi. Buonasera mister. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Allora tra poco... Buonasera. Ciao a tutti. Ciao a tutti, ecco, non finiscono di salutare, bello l'entusiasmo di questa età. Il vostro calcio giovanile a quale età comincia? Già dai primi, se sono pronti fisicamente, dai 5 anni. Dai 5 anni. Allora, come sta andando il vostro lavoro? Veramente poche settimane, però siete già su una direzione ben precisa. Ma sicuramente sì. Ci siamo insediati a metà dello scorso mese e abbiamo affrontato tutte le problematiche purtroppo determinate dalla pandemia. Abbiamo sentito tutte le società, a partire dall'eccellenza, settore giovanile. Manca ancora, dobbiamo avere un incontro per fine settimana, entro la prossima. Resta ancora la seconda categoria e la terza categoria. Lo sforzo è quello di pensare a, se mai ci dovesse essere l'ok a poter ripartire, abbiamo già stabilito come si potrebbe farlo. E questo l'abbiamo trasmesso a tutte le squadre, di modo che possano prepararsi, fermo restando che questo progetto potrà avere inizio a patto che la pandemia ci dia un attimo di respiro e il governo ci autorizzi a farlo. Io ne approfitto per salutare il neo presidente Ezio Memmo, che abbiamo avuto modo di conoscere proprio a Cuccioli e Campioni in una puntata natalizia quando era candidato alla presidenza. Volevo chiedere al mister Ridolfi come riuscite a tenere a bada questi ragazzi che hanno un'età tra i 7 e gli 8 anni e evitare il contatto fisico, come si fa? Tutto un protocollo che la federazione ci ha dato da seguire, un po' di fantasia dei mister, degli istruttori, e niente, si cerca con delle esercitazioni senza contatto a far tenere alto, insomma, l'entusiasmo dei bambini, che non manca nonostante ci siano questi esercizi tra virgolette vincolati, ecco. Io vi ricordo che tra poco entrerà un calciatore del Pescara per rispondere alle domande dei ragazzi. È un giocatore che è arrivato da poco, è un nuovo acquisto del mercato di gennaio, lo conosceremo tra poco. Adesso ragazzi, le vostre domande a Mauro Bassi. La prima da Marco. Quando possiamo tornare a giocare a calcio? Diretta proprio. Ha ragione. Io mi auguro prima possibile. Però non dipende da noi grandi. C'è questo virus che è in giro ormai da un anno e sembra non voglia darci pace. Noi ci auguriamo che questo periodo possa fermarsi prima possibile, magari già nei prossimi mesi, anche con il ricorso all'uso dei vaccini, e che quindi ci consenta di ripartire prima possibile. Noi come comitato siamo già pronti, però se siamo soggetti al corso di questo virus e all'ok da parte del governo. Bene, volevo salutare Massimo Profeta. Buonasera. Che si è già infiltrato tra i cuccioli. Ciao Massimo. Ciao Mila.
Allora, ti faccio aspettare un attimo perché volevo sì, andare avanti con le domande per Mauro Bassi. Adesso il turno di Riccardo e poi ti daremo la tua parola naturalmente poco prima che arrivi il giocatore. Riccardo. Grazie. A te. Cosa potrebbe, cosa farebbe per migliorare l'offerta di attività sportiva nelle scuole? Bella domanda anche questa. C'è un progetto che abbiamo avviato proprio da poco, che prevede proprio un contatto, un approccio sempre più profondo con l'organizzazione scolastica, affinché i ragazzini già da quell'età possano avvicinarsi al gioco del calcio. Parlo di calcio a 11, ma soprattutto a quell'età di calcio a 5, per poi magari fedelizzarli e portarli poi al campo delle varie società, Pescara, Chieti, River, Angolana e così via. Interessante. Lorenzo, la tua domanda. Quando era piccolo giocava a calcio? Certo. Io sono stato, insieme ad altri miei 10-11 amici, il primo ragazzino della scuola calcio del River. Ed era l'anno 1965, io avevo 11 anni. È stata una delle prime scuole calcio abruzzesi. E poi ho continuato fino ai 21 anni, poi ho smesso perché non ero proprio così bravo e poi sono tornato a dirigere il River, cosa che ho fatto per 27 anni e adesso ho cominciato questa nuova avventura, sempre nel calcio, però nel comitato regionale, per cercare di migliorare dove sia possibile il calcio, soprattutto in funzione dei ragazzini. Federico, la tua domanda? È cambiato il calcio di piccoli? Sì, è cambiato molto, è cambiato. Prima c'era un approccio molto molto diverso, diciamo che sono passati 55 anni, sono passati da quando ho cominciato io, che avevo 11 anni, e chiaramente l'approccio era totalmente diverso, l'organizzazione era diversa. Adesso io ho avuto la fortuna di giocare in una società che faceva prevalentemente settore giovanile, quindi ci curava molto e molto bene anche, perché gli istruttori già all'epoca erano preparati, ma e c'era una cultura sia fisica che calcistica un pochino diversa. Ora invece avete la fortuna di avere, specialmente voi che state nella Pescara Calcio, degli istruttori che sono il top, sicuramente in Abruzzo, ma sicuramente anche nel confronto con le altre regioni, e quindi siete molto più seguiti con tutte le metodologie che ci sono oggi, sia fisiche che nell'insegnarvi a giocare a calcio. E vediamo come si pratica oggi il calcio a 7 o 8 anni proprio con i ragazzi che sono presenti oggi in Zoom. Luca Teseo è andato a trovarli sul campo e ha parlato proprio con l'allenatore che abbiamo qui presente anche lui in collegamento, Attilio Ridolfi. Abbiamo iniziato questo progetto e loro sono il gruppo più piccolino, uno dei gruppi più piccoli, quindi l'entusiasmo del progetto del Pescara Calcio qui a Montesilvano e Unicentro passa principalmente dalle nuove leve, no? Che sono i bambini dei primi calci che hanno risposto in maniera proprio entusiasta all'iniziativa. E i gruppi sono numerosi, pochissime assenze, nonostante insomma questo difficile periodo che stiamo vivendo, ma i bambini sembra che non ne avvertano, no? Questo disagio che magari hanno a scuola, magari in famiglia. Vengono al campo e stanno tutti quanti spensierati, come è giusto che sia, insomma. Come si gestiscono bambini così piccoli che hanno l'entusiasmo e i sogni di diventare futuri campioni? Assecondandoli, perché il bambino a questa età va assecondato in tutto, quindi le esperienze che ha, le emozioni che hanno vanno assecondate e incoraggiate, perché sognare di diventare un calciatore è l'anima del bambino che gioca a calcio, quindi va assolutamente stimolato a sognare e a impegnarsi in quello che fa, chiaramente.
le attività di base della Pescara Calcio hanno osservato ogni protocollo di sicurezza, quindi possiamo dire che il Covid non l'ha avuta vinta in questo caso. Questo è un plauso, va fatto un po' a tutta l'organizzazione che c'è dietro. Assolutamente, insomma, incrociamo le dita, ringraziamo il Signore che la cosa ci ha preservato da queste brutte esperienze, non le abbiamo avute, ringraziando il cielo. Abbiamo tutto quanto un protocollo che l'organizzazione Pescara Calcio ha stabilito in tutti i poli e che ha permesso, insomma, dall'accoglienza, dal triage d'accoglienza, dalle distanze, dalla disposizione delle singole borracce in campo e dalla tipologia di lavoro che evita, insomma, quelle che sono quanto più possibile i contatti tra i bambini, e siamo riusciti a offrire un servizio corretto e sano anche in queste condizioni, tra virgolette, limitanti, ecco. Torniamo a Cuccioli e Campioni, stiamo esplorando il mondo dei primi calci, abbiamo ascoltato l'allenatore Attilio Ridolfi. Io volevo parlare con Massimo Profeta di un lutto che c'è stato in settimana, che ha coinvolto un giocatore molto giovane che era passato anche per Pescara indossando la casacca biancazzurra. Massimo. Sì, è molto difficile parlarne, Mila, perché questa è stata una tragedia immane. Insomma, è morto questo ragazzo a soli 21 anni, Willy Tabì, una promessa del calcio, soprattutto una promessa dell'Atalanta. Era stato ingaggiato, un giocatore ivoriano, era stato ingaggiato dall'Atalanta, che è una cantera, direi, ineguagliabile del calcio italiano. Insomma, sono cresciuti tanti talenti. Nel gennaio 2019 ha fatto la trafila, ha giocato subito in primavera, ha subito vinto un campionato, lo scudetto, con la primavera atalantina guidata da Massimo Brambilla, subito protagonista tra l'altro. E lo scorso anno, la scorsa estate 2019, tanto per capirci, l'Atalanta, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra i due sodalizi, tra Atalanta e Pescara, l'ha girato in prestito al club biancazzurro. Ha disputato un paio di amichevoli contro il Delfino Flacco Porto, ecco, stiamo vedendo alcune delle immagini, e contro l'Angolana a Palena. Questo è uno dei gol messo a segno proprio da Willy Tabì, un centrocampista di grandi prospettive, molto promettente per movenze e caratteristiche. È stato accostato a Chessi, giocatore del Milan. Ecco, giusto il tempo per disputare due amichevoli, poi è andato via e purtroppo è stato stroncato da un tumore al fegato. Ci ha convissuto per un anno, l'altro giorno proprio la notizia, la tragica notizia della sua scomparsa. È una tragedia immane, Mila, perché insomma mi tornano in mente anche, non so, la tragedia di Pier Mario Morosini, tanti ragazzi che purtroppo sono andati via troppo presto, ecco. Ed è un momento direi di cordoglio unanime questo, perché ripeto, io non l'ho conosciuto personalmente, non lo abbiamo mai intervistato, però l'ho seguito facendo quelle due telecronache, quelle due partite. Che dire, io credo che aggiungere qualsiasi cosa sia davvero superfluo in questo momento. Se n'è andata una giovane vita, al di là delle prospettive che aveva, perché insomma se ne parlava bene, però davvero è dura accettare una cosa del genere. Grazie Massimo per questo ricordo. E noi torniamo ad occuparci dei ragazzi, dei primi calci. Volevo chiedere a mister Ridolfi come vi trovate nella struttura in cui vi allenate. È un vantaggio enorme, perché abbiamo la fortuna di gestire i bambini in un centro super attrezzato che presenta tutte le sicurezze piuttosto che le comodità per fare attività di base. Stiamo parlando del centro Unicentro a Montesilvano, e l'abbiamo in gestione come Pescara Calcio, e quindi penso che sia una delle strutture più attrezzate, più belle sul territorio, ecco. Bene, allora torniamo all'Unicentro per vedere proprio i ragazzi all'opera ed ascoltarli, sempre insieme a Luca Teseo. I believe it, love.
Federico Carlesso. Federico, da quanto tempo giochi con questo gruppo? Da 2 mesi e mezzo. Da 2 mesi e mezzo, tu di dove sì, sei? Sì, 4 mesi e mezzo. Più o meno, facciamo 5, va bene? Cifra tonda. Sì. Riccardo Orlando. Da quanto tempo sei qui? Cioè, non li ho contati i mesi, però, cioè, da molti mesi. Come ti trovi con questo gruppo di compagni? Bene, ci sono compagni forti e sono abbastanza forti, devo dire la verità. Il tuo compagno ha detto che siete una squadra abbastanza forte, tu cosa ne pensi? Sì, forse abbastanza forte, no, forse cioè, fortissima. Faccio Ronaldinho. Addirittura Ronaldinho? Sì. Però tu sei piccolo, non l'hai visto giocare Ronaldinho. Sì, ma io faccio il sombrero, la rabona. Il mister ci prepara degli ostacoli che noi dobbiamo saltare o passare la palla sotto e noi dobbiamo saltare. E noi dobbiamo saltare i calci di rigore, le partite. Ci fa fare gli allenamenti, ci fa fare le partite, ci fa fare i calci di rigore. Chi vince, vince. Chi perde, chi perde. E si va a 2 giri di campo. Io sono indeciso fra attaccante o portiere. Ah, proprio o bianco o nero, no? E come mai questa scelta così cioè, drastica? Perché il portiere è un ruolo importante perché salva tutta la squadra, perché deve parare, invece attaccante fa i gol e quindi quando fai gol proprio puoi esultare l'esultazione che ti pare. Vorrei fare il centrocampista difensivo centrale. Ah, c'hai proprio le idee chiare? Ma ci hai pensato tu o te l'ha consigliato qualcuno? No, ci ho pensato proprio io, veramente. Qual è il giocatore nuovo che è arrivato a Pescara e ti piace di più? De Sena. De Sena, perché De Sena era al Brescia? Perché De Sena giocava bene nel Cagliari nel 2018 e mi piaceva tantissimo. Allora tu ti ispiri a De Sena? Sì. Ok, guarda la telecamera e salutalo e digli forza Pescara. Ciao De Sena, forza Pescara! Ciao! E forza Pescara! Forza Pescara! Così simpatici non potevano che essere altrettanto deliziosi sul campo. Questi ragazzi, complimenti. Ed è arrivato il calciatore, il centrocampista del Pescara, Nicola Rigoni. Ciao Nicola. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera, ben arrivato. Allora, da poche settimane sei qui, quindi anche per te questa trasmissione naturalmente è una novità, ma i nostri ragazzi sono molto preparati. Tu hai una figlia della loro età, vero? Sì, del 2014. Quindi sei abituato, insomma, a comunicare con questa età. E invece tu alla loro età giocavi già a calcio? Ma iniziavo nei primi calci della squadra del mio paese, di un piccolo paese in provincia di Vicenza. Uh-huh. Quindi eravamo praticamente gli stessi ragazzi di scuola. Abbiamo iniziato così. Uh-huh. Perché vengo da un paese di 3.000 abitanti, quindi molto piccolo. E domani c'è questa attesissima partita con il Lecce, le tue condizioni fisiche ti permetteranno di essere in campo? Ma non credo, domani non credo, penso di essere disponibile al 100% della prossima partita di martedì. Allora, Massimo Profeta, partendo da questa notizia che Rigoni non... sarà della partita, il tuo commento, il tuo profilo di questo calciatore. Beh sì, Nicola Rigoni è un centrocampista di grande esperienza, classe 90, 31 anni il prossimo 12 novembre, una carriera intensa che è cominciata quando lui era davvero molto giovane nel Vicenza, debuttato in Serie B, pensa Mila, ha soltanto a 16 anni, era il 13 gennaio 2007, un minuto al posto di Crovari, era un Vicenza Brescia 1-3, l'allenatore del Vicenza era Gregucci, in quella squadra c'era per esempio Stefan Zwok, oggi opinionista, seconda voce di DAZN nelle partite di Serie B, nelle telecronache di Serie B, Stefan Zwok che non ha bisogno di presentazioni perché insomma è il marcatore più prolifico della Serie B con 100
35 gol, uno in più di Cacia, due di Andrea Caracciolo. C'era anche Emanuele Pesoli in quella Vicenza che noi conosciamo molto bene, è stato tra l'altro un ex giocatore del Pescara, e c'era anche il fratello di Nicola, Luca, e questa è una bella storia perché non succede spesso di frequente, due fratelli che hanno giocato insieme, e tra l'altro Luca ha 6 anni di più, classe 1984, Luca è tornato al Vicenza proprio lo scorso anno, ha vinto il campionato di C, quest'anno gioca in B, quindi insomma si affronteranno nella partita di ritorno, presumiamo, sia Luca che Nicola. E Luca ha giocato tanti anni in Serie A con squadre come Chievo, dove ha giocato lo stesso Nicola, Palermo, Genoa, Parma e Regina. Ma tornando a Nicola, nell'estate 2010, dopo aver giocato diciamo da protagonista della Vicenza in Serie B, il grande sogno della Serie A, perché finisce a pro dal Palermo, il Palermo allenato da Delio Rossi. Fino a gennaio 5 presenze in Serie A, esordio a Cagliari, 24 minuti al posto dell'attaccante Massimo Maccarone, soprattutto 5 presenze in Europa League a neanche 20 anni, con un gol realizzato contro lo Sparta Praga, partita finita 2-2. In quel Palermo c'erano giocatori di grandissimo livello, Liverani era a fine carriera, ma c'era anche Miccoli, c'era Pastore, c'era Ilicic, che è un punto fermo dell'Atalanta, Balzaretti, il portiere Sirigu, insomma, diciamo che è stata un'esperienza molto importante. Però a gennaio dello stesso anno, nel 2011, c'è stato il ritorno di Nicola a Vicenza fino all'estate del 2013, quando si trasferisce a Reggio Calabria, sempre in Serie B. L'allenatore della Regina era Azzori, poi sostituito da Castori che debutta con una sconfitta proprio contro il Pescara allenato da Marino, finisce 2-3 il verdetto finale di quella partita. A gennaio 2014 Nicola Rigoni si trasferisce, passa al Cittadella, il Cittadella di Foscarini, e fa subito gol, subito tra virgolette, nel senso che segna l'Adriatico Giovanni Cornacchia il pareggio della Cittadella contro il Pescara. Il Pescara che si era portato in vantaggio con Caprari, e lui di testa nel secondo tempo, dopo una traversa colpita da Coralli, fissa il punteggio sull'1-1. Giocava in quel centrocampo insieme con Busellato, che ha ritrovato appunto a Pescara. Busellato era il vertice basso del triangolo completato da Rigoni mezzala, l'altra mezzala era un giocatore di grande prospettiva, Lora, che veniva dal Milan. Quindi diciamo che è una carriera importante quella di Nicola Rigoni, perché poi dal Cittadella riesce a tornare in Serie A, un nuovo sogno, quello di calcare ribalte prestigiose, perché viene ingaggiato dal Chievo, dove ritrova Rolando Maran. Credo che sia stato, poi lo ascolteremo, Nicola, l'allenatore che lo ha segnato di più nella sua carriera. Ha fatto 4 campionati di Serie A nel Chievo da protagonista, soprattutto il primo con 25 presenze, anche 3 gol, il primo gol in Serie A della sua carriera segnato a Napoli, il gol del momentaneo vantaggio, era il marzo, se non vado errato, del 2016. Poi il Napoli di Sarri si impose, credo, se non ricordo male, per 3-1, però 25 presenze, il Chievo riuscì a ottenere il 9° posto al termine di quella stagione, 50 punti, un grande campionato, 4 tornei di Serie A, circa 85 presenze, e poi è andato a Monza, storia recente, lo scorso anno ha vinto il campionato, è a gennaio di questa stagione è approdato a Pescara. Ha avuto tantissimi allenatori nella sua carriera, io me li sono dovuti scrivere perché sono davvero tanti: Gregucci, Maran, Rossi, Silvio Baldini, Cagni, Breda, Dal Canto, Azzori, Castori, Foscarini, Danna, Ventura, Di Carlo, Brocchi e Grassadonia. Ma probabilmente, ripeto, l'allenatore che l'ho segnato di più è stato proprio Rolando Maran, che l'ho avuto per diverse stagioni sia a Vicenza e soprattutto nel Chievo in Serie A. Ha giocato anche, se non vado errato, nella nazionale Under 20 allenata da Francesco Rocca, ex giocatore della Roma. Le caratteristiche: lui è un centrocampista molto duttile, versatile, può giocare sia come play che come mezzala. Io lo vedo benissimo davanti alla difesa, anche in un centrocampo a due, perché ha un grande senso tattico, ha fisicità e anche una buonissima tecnica. È d'accordo Mauro Bassi con questo profilo preciso? Sì, direi di sì. È uno dei giocatori
che ho seguito chiaramente in televisione più spesso, perché sono molto legato alla zona Padova-Vicenza, perché ho vissuto in quella zona per 6 anni e seguivo molto il Vicenza, perché all'epoca, quando vivevo in quelle zone, ci sono stati in tempi diversi 2 giocatori abruzzesi. Uno era Leli, che di Giulianova, che giocava lì a Vicenza, e poi successivamente Luciano Miani, che è mio amico d'infanzia, e ci vedevamo spesso, e quindi vedevo Paolo Rossi, Marangon, Miani, Faloppa e tanti altri. Quindi è una zona che mi piace molto. A proposito, Mila, sì. Tra l'altro, Mila, volevo solo ricordare, io prima citavo Pier Mario Morosini, no? Parlando sì. di Tabì, e Rigoni ha giocato proprio col povero Pier Mario Morosini a Vicenza. Ah sì, Nicola, vuoi aggiungere qualcosa? Noi abbiamo parlato di Tabì, abbiamo anche ricordato guardando le immagini quando giocava con il Pescara. Sì, è una notizia che ci è arrivata ieri all'interno dello spogliatoio, e molti ragazzi che hanno condiviso con lui la scorsa stagione quell'esperienza, che da come ho capito è stato in ritiro qui a Pescara, perché poi hanno trovato questo problema, da come ho capito. Sì. E sono rimasti molto colpiti in negativo, perché è un ragazzo giovane, poi dispiace sempre quando un ragazzo così giovane manca per queste problematiche. Uh-huh. E Nicola, concordi con tutto ciò che ha raccontato Massimo di te? Sì, sì, perfetto, una disamina perfetta, ha riassunto la mia carriera in 1 minuto e mezzo. Allora, adesso la voce ai nostri cuccioli. Iniziamo con Cavier Piscione. La tua domanda. Come si diventa un calciatore? Come si diventa un calciatore? Bella domanda. Ma diciamo che non è che si diventa così in automatico. Innanzitutto bisogna avere delle qualità che verranno fuori man mano che si cresce, e diciamo che non è così automatico. Io ho vissuto la mia infanzia in età come questi ragazzi, mai col desiderio, mai con l'obiettivo di diventare un calciatore. Ho sempre focalizzato sulla vita da bambino, quindi ho sempre fatto quello che desideravo. Poi ho avuto la fortuna di arrivare a 15-16 anni, di approcciarmi con i grandi, e lì ho capito che poteva diventare il mio lavoro. Poi ho avuto la fortuna di... Poi ci vuole tanta fortuna, come dico sempre, secondo il mio punto di vista, oltre ad avere delle qualità. Adesso andiamo dai fratelli Sereno. Prima domanda per Stefano Sereno. Ciao Nicola, ma tu sei triste che i giocatori non ti... che i tifosi non ti vanno più a vedere allo stadio? Ciao. È triste, perché alla fine l'ambiente dello stadio è la cosa bella di quando si fanno le partite, perché giocare quando allo stadio c'è gente che tifa, anche quando giochi fuori casa, è sempre una sensazione che ti dà carica, come posso dire, sì, che ti dà qualcosa in più, quell'atmosfera che ti fa vivere ancora meglio la partita. Riccardo, speriamo nel breve tempo che possano ritornare almeno un po' di persone allo stadio. Un tema doloroso questo, Mauro Bassi. Direi proprio di sì. Già almeno... nei settori giovanili o nei dilettanti si fa fatica già a giocare, a permettere che gli atleti possano fare degli allenamenti con contatto. Poi immagino anche nelle società, nei professionisti, e giocare in uno stadio pieno o giocare con uno stadio vuoto, la sensazione è diversa. Molti calciatori sono maggiormente caricati dal pubblico, e se sono... I propri tifosi, ma soprattutto se sono i tifosi avversari che magari ti dicono male, ti danno una spinta in più per fare meglio. Riccardo Sereno, la tua domanda. Nicola, secondo te il tuo mister è bravo? Adesso il nuovo mister è arrivato da
due settimane, ho fatto alcuni allenamenti e mi sembra ha dei concetti molto, delle idee di calcio molto, molto importanti. E è un allenatore secondo me molto preparato e adatto a questa categoria e spero che lo possa dimostrare con i risultati e così almeno, e così vuol dire che il Pescara otterrà la salvezza. Riccardo Brancadoro, mi daresti qualche consiglio per arrivare ai tuoi livelli? Meraviglioso. Posso consigliarti di divertirti al momento, di non pensare di diventare un calciatore, ma di divertirti con i tuoi amici, di andare a giocare e di continuare a divertirti. Poi il tempo dirà se potrai diventare un calciatore professionista. Massimo, a 7 anni, chiedere consigli per arrivare ai livelli di Nicola Rigoni. Vabbè, giusto, no? Mi pare... Cominciare a prepararsi per tempo, dici tu, no? Assolutamente, è quello che non sono riuscito a fare io. Quindi. Eccolo là. A chi hai chiesto consiglio tu per diventare un calciatore? Io guarda, io sono un autodidatta. Ah, sei autodidatta. In tutto quello che ho fatto nella mia vita, devo essere sincero. Ho imparato sempre guardando, nessuno mi ha mai insegnato nulla, questo ci tengo a dirlo. Non lo so, complimenti. È andata così, insomma i risultati non mi pare che siano scadenti. Dai. No, assolutamente, giornalisticamente sono eccellenti, in campo non lo so, lo lascio dire a Mauro Bassi, hai visto giocare Massimo Profeta in campo? È uno dei più forti giornalisti che c'è in giro. No, non parlo di giro, parlo come calciatore. No, calcisticamente, per la sua categoria eccezionale. Ah, nella sua categoria, sì, circoscritto, sì, sì. Ecco, ancora. La precisazione era l'obbligo. Allora andiamo avanti con i ragazzi. Marco Ronca. Con quale squadra ti piacerebbe giocare? Ha preso appunti. Nicola. Allora, da bambino ero un tifoso dell'Inter. Poi quando ho iniziato a giocare ho perso un po' quella tifosità, diciamo, di essere tifoso di una squadra. Ho cominciato a vedere il calcio in maniera più da appassionato e di non tifare una squadra. Una squadra che mi sarebbe piaciuto giocare è l'Inter, dai, l'Inter perché è la squadra che tifavo da bambino. Bene, adesso vediamo Mattia Panella. Cioè Mattia, è rientrato? Come hai capito che avresti potuto giocare da professionista? L'ho capito verso i 16 anni, quando ho iniziato ad allenarmi con la prima squadra a Vicenza e a cominciare a fare i primi ritiri a 17 anni, e io ho capito che potevo diventare un calciatore. E ci sono riuscito fortunatamente. La parola adesso a Luciani, Alessandro Luciani. Qual è il gol più emozionante che hai fatto? Più emozionante è stato penso il primo della carriera col Vicenza, avevo 18 anni. È stato il primo, perché, il più emozionante perché è stato il primo, poi nello stadio del Vicenza dove io ho fatto tutta la trafila delle giovanili, sono di Vicenza per cui l'ho vissuta bene. Poi il più bello penso quello Chievo-Frosinone, ho fatto un mezzo pallonetto al portiere ed era quindi quei due gol lì. Uh-huh. Andiamo avanti con Samuel Occulto. Chi è il calciatore più forte con cui hai giocato? Ti dico Pastore. I tempi, quella parentesi di Palermo che ho fatto, c'era Pastore ed era il Pastore di Palermo che poi andò al Paris Saint-Germain. Penso che sia stato il giocatore più forte che ho giocato in quel, in,
per le giocate, per la tecnica che aveva, per tutto. Andiamo a Emanuele Di Berardino. Ciao, so che hai giocato in tante squadre, con quali hai avuto più soddisfazione? Ciao, col Chievo ho avuto soddisfazione perché sono arrivato a giocare in Serie A per 4 anni e diciamo è anche stato l'apice diciamo della mia carriera, per cui è stata una grande soddisfazione perché mi sono trovato a giocare contro grandi squadre, grandi stadi e contro grandi giocatori. Ed ora la volta di Andrea Di Cesare. Allora, ciao Nicola, un piacere conoscerti. Come ti trovi nella nostra città? Una domanda che la fanno in pochi. Bene, bene, mi trovo molto bene, la città è molto bella. E anche la mia famiglia gli piace molto la città e anche i miei bambini, per cui sto bene. Grazie. Lorenzo De Gruttula. Nicola, preferisci giocare con o contro tuo fratello? Ah, per adesso ho sempre giocato contro. È un sogno quello che da bambini, il sogno dei miei genitori magari di fare un'annata piena insieme, ma purtroppo non è successo, non lo so nel futuro se riusciremo a esaudire questo sogno per far contenti i nostri genitori, ma vedremo. Al momento ho sempre giocato contro e anche giocando contro è sempre stata una bella soddisfazione, anche perché ci sono stati, fa sempre un certo effetto entrare in campo e trovarsi contro il proprio fratello nello stesso stadio in Serie A, per cui è stata una grande soddisfazione per noi e soprattutto per i nostri genitori. Massimo, cosa dice di questi due fratelli? Una coincidenza preziosa in una famiglia, due calciatori di livello. Che poi mi risulta che anche il padre fosse giocatore, o mi sbaglio? Sì, no. Il padre arrivò fino agli allievi Beretti del Vicenza, poi fece Serie D interregionale, quelle categorie lì. Vabbè, mica male, ha fatto sempre più di me. Sì, sì. Non è che ci voglia molto. Non è che ci voglia essere. Infatti, dice qui il delegato, non è che ci voglia molto Massimo. Ha ragione. No, vabbè, ma... È una bella storia questa, cioè voglio dire, nel DNA della famiglia c'è la passione per il calcio, quindi è bello, è una cosa bella, dai. Anche perché loro all'inizio comunque sono stati insieme in quel Vicenza, lui era giovanissimo, aveva 16 anni, e il fratello 6 anni di più, quindi comunque è una bella storia da raccontare, dai. Sì. Stefano e Riccardo, potrebbe capitare anche a voi che diventate tutte e due calciatori professionisti, Stefano e Riccardo Sereno. Magari. Chi è più bravo di voi a giocare a calcio? Vediamo un po'. Ah, quindi siete d'accordo? Io pensavo che tutte e due diceste io, invece no, siete d'accordo. Quindi è Stefano il più bravo? No. Riccardo. Beh. Allora, in bocca al lupo ragazzi, veramente in bocca al lupo a tutti voi. Noi siamo quasi arrivati alla fine del nostro giro di domande, manca Federico Carlesso. Ciao Nicola, qual è il giocatore più forte che hai incontrato? Il più forte è Pogba dell'anno di Allegri, della Juve, che c'era Pogba e Vidal, penso che Pogba si vedeva che era un giocatore che già in sé. Pogba, sì, alla Juve. Sì. Anche Vidal. Gli era sfuggito. Bravo. Guarda un po'. Bene, allora. Forse aveva un anno, forse il ragazzo. Per quello si è scordato. Allora, Nicola, come ti è sembrata questa ventata di euforia, di innocenza dei nostri cuccioli? Domande anche belle, no?
Sì, è sempre bello quando si parla con i ragazzi di questa età, perché hanno un'immagine del calcio ancora, cioè, totalmente diversa. E l'unica cosa che magari quando hanno questa età hanno questo obiettivo o assillo di diventare per forza calciatori, ed è un consiglio che magari quello che posso dare ai ragazzi, di non avere questo assillo, che magari, perché magari ho passato nella mia in questa età, ho avuto tanti compagni che non ce l'hanno fatta e magari l'hanno vissuta male, e per questo magari dico sempre ai ragazzi di divertirsi, non avere questo assillo di diventare per forza calciatori. Se avranno la fortuna di diventare, ben venga, altrimenti ci sono altre belle esperienze, e la vita può regalare anche altre soddisfazioni in altri campi. Il messaggio di Rigoni è quello che lancia anche la federazione nei confronti dei ragazzi. Ma sicuramente sì, ma nei confronti dei ragazzi, ma è un messaggio che deve passare soprattutto ai genitori. Sono loro spesso quelli che hanno più aspettative. Ci sono tantissimi genitori che si creano delle aspettative e le trasmettono ai ragazzi, e tanti ragazzi non sono tranquilli. Hai ragione. È d'accordo Nicola, anche Massimo? Assolutamente, ha perfettamente ragione Mauro Bassi, ne avevamo parlato nella seconda puntata, pensa Mila, di Promesse Vincenti. Io sono andato a fare una visita al River Chieti, era il 2017, e facemmo una lunga intervista proprio sulla problematica dei genitori, perché il problema è proprio rappresentato dai genitori stessi, non tanto dai ragazzi. Quando si creano troppe aspettative, eccessive aspettative, è un vero e proprio problema per i figli. E quindi devono crescere sempre in modo sano, secondo me, senza nessun tipo, ripeto, di aspettativa, devono divertirsi, e poi si vedrà quello che potranno fare nel tempo. Certo. Insomma, non è scontato, certo, che un ragazzo che comincia debba per forza giocare a calcio. Sì. Se gioca a calcio, ben venga, se può fare una carriera importante, assolutamente sì, però insomma deve portare avanti tante cose, lo studio soprattutto. Io mi sgolo a dire sempre le stesse cose, ma credo che lo studio sia importante più dell'attività sportiva, perché lo studio dà formazione, dà una elasticità mentale, e naturalmente da portare avanti insieme con lo sport, ci mancherebbe, non solo lo studio, entrambe le cose possono essere fatte insieme, ma non esclusivamente lo sport per trascurare lo studio, assolutamente no. Questo credo che sia un messaggio importante e fondamentale, e i genitori devono stare assolutamente tranquilli. Io mi ricordo che quando giocavo a calcio, ero piccolino, andavo in mezzo alla strada, perché la palestra della strada purtroppo non c'è più, e mia mamma non sapeva neanche che cosa facessi, e neanche mio padre, che stava sempre in banca, perché lui lavorava in banca. Quindi questa era secondo me la cosa migliore. Quando i genitori non sono così oppressivi, opprimenti, che dir si voglia, io credo che i figli possono crescere con più tranquillità. Mister Ridolfi, come si comportano questi genitori? No, i genitori sono entusiasti, perché non invadono per niente, né della parte tecnica, ci mancherebbe, ma neanche della parte organizzativa. Le aspettative che hanno sono solo quelle di vedere i propri figli che si divertono in campo, insomma, che vengono volentieri, che si preparano per venire, e penso che sia quello. Il problema dei genitori è un problema, diciamo, che va avanti da tanto tempo, ma io sono fiducioso, perché i nuovi papà e le nuove mamme, questi più giovani, hanno perso questa tenacia e accanimento di trasmettere ai figli quello che non hanno ricevuto. Quindi sono ottimista su questo aspetto. Riccardo Pinciotti, vai. Prima di giocare a calcio hai fatto altri sport? No, non ho fatto altri sport, perché come ho detto prima, vengo da un paesino piccolo, quindi anche un po' in montagna, per cui non c'era piscina, non c'è niente, per cui o andavo a giocare a calcio o andavo a fare pallavolo, visto c'erano solo questi due sport nel mio paese, perché a spostarsi con la macchina non riuscivo, perché i miei genitori lavoravano, quindi non avevo alternative, o facevo calcio o pallavolo. Ultima domanda da Giacomo Aurini. Quando hai iniziato a giocare, facevi lo stesso ruolo di Mo?
No, facevo l'attaccante all'inizio, fino ai 13 anni ho fatto l'attaccante. E poi una partita, perché mancava un ragazzo, facevo anche tanti gol comunque, devo essere sincero, attaccante. Poi perché una partita mancava un centrocampista, l'allenatore mi spostò a centrocampo e fece una bella partita, da lì ho giocato sempre in mezzo al campo. E questa è veramente l'ultima domanda da Riccardo Orlando. Vai Riccardo. Da quanto tempo che giochi a calcio? Ho iniziato 6-7 anni, quindi siamo a quasi 23-24 anni che gioco a calcio. Allora ragazzi, avete altre curiosità? Altrimenti noi lasciamo andare Nicola Rigoni, se c'è qualche altra curiosità, qualche altra cosa che volete chiedere. C'è il nostro delegato che vuole fare una domanda al calciatore? No, lo conosco di fama. Però possiamo commentare questa bella intervista che ha concesso ai ragazzi. Sicuramente, sì, è stato disponibilissimo. Uno immagina il calciatore e fa il calciatore, invece sono dei ragazzi, sono molto più disponibili di tanti altri, perché magari vanno via da casa a un'età abbastanza giovane, hanno poca occasione di stare in famiglia e quindi sono molto più disponibili nei confronti dei ragazzi rispetto a tanti altri. È vero questo, Nicola? Condividi? Ma cerco di essere, nel mio caso cerco di essere disponibile, perché anche quei ragazzi sempre siamo visti come degli esempi, diciamo, no? E ogni tanto c'è quella etichetta magari brutta del calciatore, spero che non sia nel mio caso, ma anche quei ragazzi così, alla fine hanno l'età di mia figlia, cerco sempre di essere disponibile, perché anche questo è il bello di essere calciatore, di in questi momenti, di essere magari una figura importante per loro, come può essere queste domande, queste risposte per me, per loro. Ultima domanda, Nicola, sulla gara di domani contro il Lecce, che è ad un passo dal Monza, 4 punti dal Monza. Che secondo, come vivi tu questa attesa, anche non potendo partecipare alla gara, e come la vivono i tuoi compagni? È una partita difficile, perché il Lecce è una squadra molto forte, che magari non sta... Le aspettative di inizio stagione la vedevano o prima o seconda, sta un po', non dico deludendo, però è un po' attardata rispetto alle prime classifica, però ha giocatori di altissima qualità, giocatori che tanti sono reduci dalla Serie A, quella retrocessione dell'anno scorso, e sarà una partita difficile, però penso che noi dobbiamo entrare in campo a pensare a noi stessi, fare risultato, che è quello che ci serve domani. Grazie di cuore per aver partecipato a Cuccioli e Campioni, in bocca al lupo per il tuo anno a Pescara e anche per la tua, veloce ripresa. E noi adesso ci occupiamo della primavera, perché la primavera il Pescara è prima in classifica dopo aver battuto nel recupero della seconda giornata il Napoli, quindi volano i ragazzi di Erbese. Rivediamo le immagini di questa gara giocata l'altro ieri contro i partenopei. Colpo esterno per il Pescara di Pierluigi Ervese, che batte 2-0 il Napoli e si prende il primo posto in classifica. I biancazzurri fanno molta fatica nel primo tempo. Al sesto c'è il tiro cross di Chiarella, che trova la risposta del portiere partenopeo Daniele. Il Napoli risponde al minuto 19 con questo colpo di testa di Spedalieri di poco fuori. La partita è molto bloccata, soprattutto nei primi 45 minuti. Al minuto 61 però la stappa Marco Chiarella con questo destro al volo dal limite dell'area di rigore. Il quinto gol stagionale per Chiarella, che sblocca psicologicamente il Pescara. Al minuto 62 il Napoli prova a reagire, lo fa con Ambrosino con questo destro al volo, ben neutralizzato da Sorrentino, ma il Pescara è on fire. Al minuto 63 trova il gol del 2-0, combinazione al limite dell'area Belloni-Cuchi, il destro dell'albanese è preciso, è un colpo da biliardo e fa 2-0. Il Napoli ha una reazione d'orgoglio al minuto 67 con questo colpo di testa di Furina di poco fuori, che poteva
riaprire il match e scrivere una sceneggiatura diversa. Il Pescara si diverte nell'ultima parte della partita. All'86esimo Salvatore, subentrato, avrebbe la chance per calare il 3, ma il suo destro a giro viene neutralizzato da Daniele con una grandissima risposta. Ottima prestazione per la formazione di Iervese in attesa del big match con Lecce in programma sabato prossimo al Delfino Training Center. Rientriamo in studio e c'è un bis perché Marco Ronca vuole fare un'altra domanda al nostro calciatore che è ancora qui e lo ringraziamo di nuovo. Vai Marco! È difficile giocare a centrocampista? Ma difficile, no, è un po' complesso perché bisogna, sei in mezzo al campo, devi attaccare, devi difendere, devi passare la palla agli attaccanti, devi lanciare, è un po' complesso, però penso che a me piace perché si tocca tanti palloni, sei sempre nel vivo del gioco, per cui a me piace. Tu sei centrocampista? Quello lo fai? Marco, sei un centrocampista? Ti chiede? No. Mister, no. Dove giochi tu? No. No. Dove giochi tu? Non ce l'ho un ruolo. Non ce l'ho un ruolo, che carino. Beh, un po' presto, in effetti. Okay. Direi di sì. Ti piacerebbe diventare un centrocampista come Nicola? No. Attaccante. Come Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ah, ecco, ho capito. Lo immaginavamo, perché il 90% dei ragazzi a questa età vuole diventare un attaccante, insomma l'esperienza con cui Cuccio dei Campioni ci insegna. Allora, grazie di nuovo, grazie a Nicola Rigoni, ci fanno piacere questi imprevisti simpatici questa sera. Noi andiamo di nuovo ad occuparci della primavera, perché domani la formazione di Iervese sarà di nuovo in campo contro la Regina. Francesco Paolo Salviani ha intervistato il mister. Sì, devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente una gran partita, sono contento per loro, hanno raggiunto questo obiettivo del primato, anche se speriamo di raggiungere questo obiettivo alla fine del campionato, però devo dire che sono stati bravissimi i ragazzi, abbiamo fatto una gran partita sotto tutti i profili, sia tecnico che tattico, ma soprattutto mentale, perché è stata affrontata la partita con determinazione, con la voglia di vincere, e questa è la cosa che mi gratifica di più. Ecco, poi tanti cambi, tanti ragazzi che magari non erano titolari in ottica non solo Lecce, ma anche perché il Pescara ha giocato tantissime partite in questo periodo. Sì, oggi abbiamo avuto l'assenza di Blanuta e di Mercato, che non stavano bene fisicamente, e chi li ha sostituiti sono stati all'altezza della situazione. Sono contento perché il gruppo sta crescendo veramente settimana dopo settimana, e nonostante le tante partite giocate durante le due settimane, e i ragazzi hanno dato tantissimo, e il secondo tempo la dimostrazione di forza anche sotto il profilo atletico devo dire che è uscito fuori, e soprattutto la voglia, ripeto, di ottenere questa vittoria è la cosa che mi è piaciuta di più. Ecco, per ora tra tre giorni big match al Delfino Training Center contro il Lecce. Sì, dobbiamo archiviare già questa vittoria e cercare di preparare bene la partita contro il Lecce, che incontriamo una squadra che sta facendo molto bene, e quindi sarà una partita bella sicuramente, perché due squadre che giocano a calcio, e noi dobbiamo cercare, ci faremo trovare pronti anche sabato. Per chiudere, tre punti, primato in classifica e una dedica speciale. Sì, ci teniamo tutti noi dello staff a dedicare questa vittoria al mio secondo, Pietro Paolo Giacomo, che questa mattina ha ricevuto la bella notizia che la moglie Giorgia è in attesa di un bimbo, quindi noi facciamo gli auguri a lui e a tutta la famiglia, e un bacione grande a Giorgia, che è la mamma che aspetta questa bella notizia, che ci riempie a tutti noi di gioia, e soprattutto per Giacomo, che era veramente oggi molto emozionato, quindi siamo contenti e dedichiamo questa vittoria a lui e a tutta la sua famiglia. Bene.
bene, in bocca al lupo alla primavera del Pescara. Noi salutiamo i ragazzi, i primi calci 2013-14, ringraziamo per la loro presenza, per la loro simpatia, ringraziamo anche il mister, mister Attilio, Attilio Ridolfi, sono stati bravissimi, vero? Sì, 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 spontanei, bravi, bravi, guarda. Complimenti, complimenti anche a te che li cresci così come dei fiorellini. Allora ragazzi, noi come vogliamo salutarci? Forza Pescara! Meravigliosi, Forza Pescara, ci uniamo anche noi. Grazie, grazie a tutti ragazzi. In bocca al lupo per la vostra carriera calcistica. Speriamo che tutti voi possiate diventare come Nicola Rigoni, che è stato così con tanta disponibilità ospite a Cuccioli e Campioni, anche se magari voi sceglierete altri ruoli, forse non tutti sarete centrocampisti. Mi trattengo un po' con il delegato della FIGC Mauro Bassi. Io volevo così una parola sul Pescara, questa squadra cambiata parecchio dopo il mercato di gennaio, dai nuovi arrivi, l'allenatore. Come ha valutato questa mini rivoluzione in casa biancazzurra? Beh, certo, evidentemente inizialmente erano state fatte delle scelte mirate in maniera diversa e purtroppo accade che, anche se il concetto è quello giusto o dovrebbe essere quello giusto, però se non vengono i risultati e questo discorso si protrae nel tempo, necessariamente bisogna porre dei rimedi, che possono essere il cambio dell'allenatore, cosa che è avvenuta, e anche cambio di giocatori, perché magari andare a prendere giocatori che abbiano più stimoli rispetto ad altri, e poi bisogna tentarle tutte. Il discorso dispiace che la società più importante d'Abruzzo in questo momento stia attraversando questo, sì, abbia queste difficoltà. Tutti ci auguriamo che venga fuori il carattere, che innanzitutto il carattere del presidente, che sia, che possa trascinare tutto il resto verso una salvezza. Eh sì, ce lo auguriamo. E noi adesso vediamo l'ultimo servizio in scaletta, quello del derby di calcio femminile che si è giocato domenica scorsa tra il Pescara e il Chieti, una gara a senso unico conclusa in favore delle neroverdi, con tanti infortuni però in casa biancazzurra. Vediamo il servizio di Daniele Berardi e poi parleremo anche con il delegato del calcio femminile e delle prospettive della FIGC Abruzzo. Vittoria netta del Chieti di mister Lello Di Camillo nel derby col Pescara del girone D di Serie C femminile. La formazione teatina, in controllo del match sin dai primi minuti, si prende anche il primo posto solitario a quota 20 punti. La cronaca: le teatine vanno subito vicine al vantaggio al minuto 7 con questo cross che trova Vukcevic in area in mezza rovesciata, attenta di Lettuso. Il gol è solo rimandato, minuto 17, calcio d'angolo ancora di Maria Vukcevic, stavolta Giulia Di Camillo è pronta e buca un'incolpevole Valeria Di Lettuso. Il Pescara nel primo tempo non demorde, ma è tutto al 22esimo in una punizione di Chiara Pasciullo che trova attentissima Lisa Falcocchia. Al 40esimo Stefani Galluccio ha la chance per aumentare il divario, ma dopo un buon dribbling spara addosso ad una ottima di Lettuso. Nella ripresa il Chieti ha subito uno squillo, minuto 51, Stivaletta tira fuori dal cilindro il gol del raddoppio. La contesa comincia ad incanalarsi lungo binari teatini e tra il 61esimo e il 63esimo il Chieti ha tre occasioni da gol. La prima la cestina Vukcevic di poco alta, dopo 60 secondi ancora la montenegrina, destro secco e palla sul palo sugli sviluppi della stessa azione. Stavolta Cutillo trova l'angolo giusto. Il Chieti in vantaggio di tre reti amministra nel finale. Il Pescara ha un sussulto al minuto 81. De Leonardis gestisce questo pallone al limite dell'area, se lo accomoda sul sinistro, la conclusione violenta trova soltanto la traversa. Vittoria netta per il Chieti, per il Pescara, terza sconfitta consecutiva. La formazione di mister Mucci cercherà riscatto nella trasferta di Terni. E abbiamo visto le massime espressioni del calcio femminile abruzzese, tra l'altro due squadre ambiziose, soprattutto il Chieti che non nasconde le sue ambizioni di promozione, e il Pescara vorrebbe arrivare almeno in zona playoff. So che il nuovo corso della FIGC ha grandi progetti per il calcio femminile. Sì, sì, in effetti abbiamo la nuova delegata per il calcio femminile, la signorina Tinari, che è un soggetto molto preparato, sì, un'imprenditrice,
una ragazza tosta che si sta dedicando anime e corpo a mille progetti. Lì molto già preparata anche sì, sul direi calcio femminile. Di sì, sì, direi proprio di sì. E insieme a lei chi si occuperà di beach soccer è un'altra signora, la Flavia Antonacci, docente universitaria, che si occuperà di questo anche nell'ambito femminile. I progetti sono tanti, dobbiamo solo attendere che ci diano la possibilità di poterli mettere sul campo, perché purtroppo restano ancora sulla carta, fino a quando questa pandemia non ci darà l'opportunità di poterli esprimere. E speriamo che presto possiamo ritrovarci a parlare solo di sport, senza i vincoli della pandemia e dei vari lockdown. Noi ringraziamo il delegato alle attività giovanili della LND, Mauro Bassi, grazie per la sua presenza a Cucci dei Campioni, e ringraziamo tutti voi per essere stati con noi in questa lunga puntata piena di sorprese in cui ci siamo divertiti tanto. Un grazie a tutti i nostri collaboratori, a cominciare da Luca Teseo, Alceo Tottolonati, Francesco Paolo Salviani, Daniele Berardi, grazie al responsabile delle attività di base della Pescara Calcio Angelo Londrillo e dal direttore del settore giovanile Giuseppe Geria, e grazie ancora a Max Mucciante dell'ufficio comunicazione, e naturalmente un grazie enorme al nostro regista Andrea Di Fabio. E saluto e bacio ancora i nostri meravigliosi cuccioli. Ciao. Ciao.